Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del nostro telegiornale. Starebbero migliorando le condizioni del piccolo di 10 mesi rimasto vittima di un terribile incidente stradale insieme alle due sorelline morte nello schianto e ai genitori. Il bambino era seduto nei sedili posteriori, allacciato al seggiolino. Alla guida il papà, ferito lievemente, e la mamma, ricoverata all'ospedale di Ancona. La famiglia viaggiava a bordo di una Focus che si è scontrata frontalmente con un'altra vettura sulla provinciale vicino a Fermignano. Attorno alla famiglia Zannou, originaria del Benin, si sono stretti i tanti amici di Sant'Angelo in Vado e molti connazionali. La volontà dei parenti sarebbe di riportare le salme di Jennifer e Arianna, di 13 e 5 anni, nel paese africano, ma gli elevati costi e le pratiche burocratiche hanno fatto posticipare la decisione. Del caso si sta occupando anche l'ambasciata del Benin a Roma. Finisce fuori strada con l'auto, poi però al posto di chiamare i soccorsi abbandona il veicolo in mezzo al campo e si dilegua nel nulla. È accaduto nella notte tra venerdì e sabato intorno alle 2 in località Monte Schiantello, lungo la strada che porta a San Costanzo. Secondo il racconto di alcuni testimoni, all'interno dell'automobile, una Daewoo Takuma di colore blu targata Ancona, ci sarebbero state due persone che dopo l'incidente sono state viste allontanarsi in maniera un po' sospetta, come se non volessero farsi vedere o riconoscere da qualcuno. A giudicare dalle condizioni del veicolo sembra che nell'uscire di strada l'auto si sia anche ribaltata un paio di volte. Probabile dunque che gli occupanti siano rimasti feriti, anche se di loro, almeno per ora, non c'è nessuna traccia. Protestano i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia di Marotta. Dopo il trasferimento da via Dalmazia a via Betti nell'istituto Fadibruno, più volte i genitori hanno sollecitato l'amministrazione per risolvere alcune problematiche a tutt'oggi però irrisolte, come l'area verde dove far giocare i 46 piccoli alunni. Più che un'area verde per far correre e svagare all'aperto i bambini, scrive in una nota Alessandro Cerioni di Progetto Comune Mondolfo Marotta, sembra un recinto per polli. I genitori non ci stanno ad essere presi in giro e pretendono che i loro figli possano giocare in un'area verde dignitosa. Il gruppo consigliare di Progetto Comune ha annunciato che presenterà un'interrogazione urgente per avere dei chiarimenti sullo stato attuale della scuola dell'infanzia, nell'intento di sollecitare, oltre alla questione del giardino, anche altri interventi necessari come l'installazione di un videocitofono e di un telefono. Dopo la pubblicazione online di tutti e 25 i volumi dei nuovi studi Fanesi, da oggi all'indirizzo web che vedete in sovraimpressione sono consultabili anche i 18 volumi del supplemento al notiziario. Oltre a questo è ora possibile anche consultare in ordine alfabetico più di 1800 titoli tra quotidiani e riviste nazionali. Ed ora un appuntamento anche a Fano, come in molte parti del mondo. Domenica 14 febbraio prenderà vita il One Billion Rising. L'appuntamento è alle ore 16:30 in piazza 20 settembre. E c'è anche lo sport con il calcio. Domani l'Alma Juventus Fano sarà impegnata a San Benedetto con la prima in classifica. Telecronaca lunedì, come sempre, dopo il telegiornale. Grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di un buon proseguimento di serata.